Ho 45 anni, faccio l'estetista e mi chiamo Gina. Da qualche anno vedevo la pelle del mio viso svuotata e appesantita, anche penso per il discorso che a 40 anni ho avuto una gravidanza e quindi con diciamo, l'età e l'affaticamento del post-gravidanza mi vedevo molto, la pelle del viso molto sciupata. E dopo quest'ultimo anno di trattamenti effettuati con la dottoressa Lucia, diciamo che si vedono molto i risultati. La cosa che mi ha fatto decidere di rivolgermi a un medico estetico è stata la volontà di vedermi migliorata, diciamo di vedermi un po' ringiovanita o ritornare a qualche anno prima, più che ringiovanita. Ecco. Ho fatto diversi trattamenti, sì. Ho fatto il botulino sulla fronte e intorno agli occhi, ho fatto il filler diciamo, sulle rughette nasogeniene qui vicino alla bocca e al naso. E poi abbiamo fatto biorivitalizzazioni un po' in tutto il viso. Ero un po' intimorita, anche se in positivo, dei risultati che avrei ottenuto, cioè la differenza che avrei visto sul mio viso, perché a volte la paura viene anche dagli interventi, che tu fai in positivo sul tuo viso, perché vedi delle differenze che magari al momento ti sembrano grandi, ma che poi abituandoti ti rendi conto che sono migliorative. Oltre ad essere una bravissima professionista, è anche una bravissima psicologa per me, perché ti aiuta anche a scoprire poi nell'andare avanti nei trattamenti effettivamente quali sono i tuoi problemi. Ti segue, ecco, nella parte psicologica molto bene e quindi sono rimasta molto contenta. Tra l'altro, nessuno si accorge di questi trattamenti che io ho fatto. Non si accorge nessuno che io, per esempio, mi sono sottoposta al botulino, che mi sono sottoposta al filler, alla radiofrequenza e mi dicono, per esempio, che ho un viso più riposato, che sono ringiovanita, che ho un viso più luminoso, però non si accorgono che cioè, mi sono sottoposta a dei trattamenti medici. Ti senti più sicura di te, ti senti più, ti senti anche meglio nell'ambito lavorativo, meglio nell'ambito privato, con la tua famiglia, con tuo marito, con la gente che ti circonda, le persone a cui va bene. E nel mio caso, nel lavoro come estetista, nei confronti delle mie clienti, chiaramente che continuamente mi dicono, mi fanno insomma degli apprezzamenti. Quindi di questo sono molto felice. L'unica paura era quella che la gente si accorgesse che mi ero fatta qualcosa sul viso. Questo sì. Però ripeto che la dottoressa Lucia Costucci è talmente brava che nessuno, ma nessuno si è mai accorto che lei ha messo mani sul mio viso. La dottoressa Lucia Costucci per me è una persona molto professionale, preparata, è diventata anche una grande amica perché è stata tanto per me da quando l'ho conosciuta. Perché oltre alla professionalità, alla bravura, alla calma, ecco, è anche una persona molto calma, paziente, è una persona che ti aiuta poi durante il trattamento in tutte le tue fasi di crescita, anche no? Attraverso il trattamento. Io sono felice perché adesso sono quella che sarei voluta essere qualche anno fa, che avevo qualche problemino di più, diciamo, fisico. Certo che consiglierei ad altre donne, lo consiglierei a tutte.